Ciao a tutti! Oggi inizia la prima pillola di storia con Bob Italia e iniziamo da un argomento molto particolare. È una scelta mia, l'avete visto dal titolo, è la scelta di un argomento che fin da quando ero bambino mi ha sempre affascinato. La defenestrazione di Praga, infatti, è uno di quegli avvenimenti di cui tutti gli appassionati di storia hanno sentito parlare almeno una volta, ma che sono sicuro pochi hanno ben chiaro cosa comporti e cosa sia avvenuto in effetti. La defenestrare letteralmente vuol dire prendere qualcuno e lanciarlo fuori dalla finestra. Un modo di risolvere, o meglio di incasinare le cose, di cui a Praga sono molto esperti, tant'è che di defenestrazioni di Praga ce ne sono state quattro, dalla prima nel 1419 fino all'ultima a metà del 1900, a metà del secolo scorso. Quella che però è più nota ed è quella di cui parleremo oggi è la terza, quella del 1618, quella che sui libri di storia viene riportata come l'evento scatenante la guerra dei Trent'anni. Per poter però capire bene questo avvenimento, bisogna fare un passo indietro, come tante volte succede nella storia, e dal 1618 spostarsi indietro di quasi un secolo, all'inizio del 1500, quando un uomo, battendo coi chiodi, battendo col martello i chiodi sulla porta di una chiesa, sconvolse l'intera cristianità. Quando Martin Lutero appese le sue 99 tesi, nei fatti, diede il colpo finale alla pace già molto traballante, alla pace religiosa europea che già traballava da molti secoli. L'inizio della lotta tra protestanti nelle varie fedi e cattolici, cattolici della Controriforma, getterà i germi che poi germoglieranno nella defenestrazione di Praga. Il primo scontro tra protestanti e cattolici si ebbe ovviamente nel Sacro Romano Impero e fu la cosiddetta guerra della Lega di Smalcalda. La Lega di Smalcalda era l'insieme di tutti i nobili di fede protestante decisi a ribellarsi all'imperatore, che all'epoca era Carlo V, era un Asburgo ed era peraltro ovviamente cattolico. Lo scontro tra l'impero, tra gli Asburgo e la Lega di Smalcalda durò a lungo, Carlo V non era più imperatore, e portò ad una pace che nei fatti sancì una stabilità, tra virgolette, religiosa che durerà per quasi 60 anni. Nel 1555, infatti, venne firmata la cosiddetta pace di Augusta, la pace di Augusta che prevedeva tutta una serie di regole per regolamentare la situazione religiosa nell'impero. Aveva molti vantaggi, aveva dei grossi svantaggi, ma quello che ci interessa a noi è un principio, il principio del cuius regio, eius religio, un principio che è il cardine di questa pace e che prevede che, tradotto malamente dal latino, quale che sia la religione di un principe, di un signore, di un barone, di un signore feudale, quella dovrà essere la religione del suo stato e del suo popolo. Ovviamente questo vuol dire non decidere. In una guerra in cui si doveva decidere chi fosse il portatore di verità, quale religione dovesse essere la religione ufficiale del Sacro Romano Impero, si decise di non decidere, ma si lasciò ad ogni singolo signore feudale la possibilità di scegliere quale sarebbe stata la sua religione e quella del suo impero. Magari in futuro faremo un video sulla pace di Augusta, ma questo è quello che ci interessa a noi. Questo principio resse tra alterne vicende per parecchi anni, però c'era un luogo in cui all'inizio del 1600 questo principio sostanzialmente non valeva, e quel luogo era la Boemia. La Boemia era una regione, che sarebbe l'attuale Repubblica Ceca, con capitale Praga, allora come adesso, e una regione già allora in cui la maggioranza della popolazione era di fede riformata. Era addirittura una delle regioni in cui si erano formate le prime forme, preforme di protestantesimo con Janus e gli Ussiti. Ebbene, la Boemia aveva un popolo, ma anche una nobiltà prettamente protestanti, però aveva un re cattolico. Questo re cattolico era Rodolfo V d'Asburgo, che era imperatore, era uno dei successori di Carlo V, era imperatore ed era appunto cattolico. Rodolfo V, sicuramente uno tra gli Asburgo meno abili nel governo, è una figura molto affascinante a cui sicuramente dedicheremo un video.
Vi basti sapere che aveva spostato la capitale a Praga, era un appassionato di magia, di alchimia, si era circondato di truffatori, ciarlatani, scienziati, aveva creato una vera e propria corte dei miracoli, che però non l'aiutava a governare. Spinto dalle pressioni dei nobili boemi ed ungheresi, tra il 1606 e il 1607 concesse delle cosiddette lettere di maestà, cioè delle lettere in cui sostanzialmente riconosceva la possibilità per i protestanti di vivere liberamente la propria religione e addirittura a Praga concedeva alcune terre della corona affinché vi si costruissero delle chiese luterane. Tutto questo ovviamente in aperto contrasto con la pace di Augusta. Non bastò. Non bastò perché probabilmente i nobili pensarono che tanto debole doveva essere Rodolfo V che altre concessioni avrebbe potuto dargli. Però Rodolfo V era talmente debole che decise di scappare. Si rifugiò a Vienna e mandò a Praga un cugino, Leopoldo d'Asburgo, che era un prelato e che alla testa di 7.000 uomini cercò di sottomettere la città. Non ci riuscì perché gli uomini erano troppo pochi e perché i nobili lo fecero scappare. Ma a questo punto i nobili, che erano padroni del loro destino, poterono scegliersi un nuovo sovrano. E chi scelsero? Potevano scegliere un sovrano protestante. E invece no. Scelsero un altro sovrano cattolico, Mattia, fratello minore di Rodolfo. Rodolfo aveva due fratelli, Mattia e Massimiliano. Massimiliano era il terzo, Mattia era il secondo. Pur essendo cattolico, era noto per essere un uomo di aperte vedute, un uomo che aveva sempre, tra virgolette, lasciato stare i sudditi protestanti, era stato addirittura governatore per un certo periodo delle Fiandre spagnole. Ebbene, scelsero Mattia come re di Boemia, ma questi, una volta insediatosi, decise anche lui di raggiungere il fratello a Vienna. Perché raggiungere il fratello a Vienna? Molto semplice, perché una volta raggiunto Vienna trovò Rodolfo. Rodolfo che, come disse il poeta Schiller qualche secolo dopo, stava piangendo come una donna ciò che non aveva saputo difendere da uomo. Ebbene, Mattia, un uomo lo era e anche molto deciso. Prese il fratello, siamo nel 1611, e lo imprigionò in una torre, dicendo sostanzialmente a tutti che il fratello era malato, molto probabilmente malato di mente, cosa tra l'altro anche possibile che fosse vera. Dopo averlo imprigionato nella torre, per un anno governò come suo reggente e nel 1612, alla morte di Rodolfo, Mattia venne eletto nuovo imperatore del Sacro Romano Impero, re di Ungheria e re di Boemia. I nobili boemi, immagino che a questo punto pensassero di aver fatto jackpot. Il loro candidato era diventato imperatore. Ovviamente no. Ovviamente no perché Mattia mandò un altro cugino a governare la Boemia a suo nome. Ferdinando d'Asburgo non era un prete, ma era un altro fervente cattolico e una volta raggiunta Praga, come primo atto, revocò le lettere di maestà, tolse la libertà religiosa concessa da Rodolfo e addirittura prese le terre che Rodolfo aveva concesso ai protestanti per costruirci delle chiese e le regalò alla Chiesa Cattolica. Erano delle provocazioni. E un'altra provocazione la giunse Mattia quando chiamò i principali nobili praghesi a raggiungerlo a Vienna, sicuramente per imprigionarli e stroncare così ogni eventuale rivolta. I nobili praghesi ovviamente non erano stupidi e di fronte a questa possibilità la prima cosa che fecero fu di riunirsi loro insieme ai loro soldati a Praga, aizzare il popolo e insieme al popolo attaccare il castello di Praga. Giunti che furono nel castello, probabilmente speravano di trovarci Ferdinando, ma non lo trovarono. Trovarono due nobili boemi, entrambi peraltro di fede cattolica, curiosamente uno che era nato protestante ma si era poi convertito, e che erano sostanzialmente i bracci, uno destro e uno sinistro di Ferdinando, uno era addirittura il governatore di Praga. E poi un terzo poveretto, tal Filippo, un uomo del popolo, tra virgolette, non un nobile, che fungeva da segretario per i due. Qual era la tradizione di Praga? Lo vedete nell'immagine, prendere i tre e whoop, lanciarli fuori dalla finestra. Nelle due defenestrazioni precedenti, chi era stato lanciato fuori dalla finestra era morto o era stato linciato dalla folla. In questo caso, invece, ai tre andò veramente benissimo, perché caddero per 10 metri, ma caddero su un mucchio di letame che alcuni contadini avevano sparso sotto la finestra.
I cattolici videro la cosa come un miracolo, un segno che Dio era con loro, che aveva fatto sopravvivere i loro rappresentanti a una caduta così alta. Magari Dio era con i cattolici, ma sicuramente Dio non era con la Boemia e con la Germania, perché, come abbiamo detto all'inizio, la defenestrazione di Praga darà il via alla guerra dei Trent'anni. I boemi sceglieranno un nuovo re, Federico V del Palatinato, e inizierà una guerra che sconvolgerà l'Europa per 30 anni. Una guerra iniziata come religiosa e che terminerà alla fine con la Francia del cardinale cattolico Richelieu a scontrarsi contro gli Asburgo, anch'esso cattolici. Così va la vita, così va la guerra. Con questo è veramente tutto. Se volete discutere di questo argomento o di altri argomenti storici, siete appassionati di storia e volete scoprire una community di appassionati come voi, venite sul forum di Bob Italia nella sezione Foro di Cesare, trovate il link in descrizione, sezione il cui moderatore peraltro è Crozzicatia, che è quello che devo ringraziare per l'informazione di questo video, che non ho scritto io da solo, ma grazie alle informazioni che lui mi ha dato. Quindi, se volete discutere con appassionati, volete proporre gli argomenti delle prossime pillole di storia, perché ce ne saranno, vi annoierò parecchio con queste pillole di storia, o volete addirittura scriverli voi e sarò ben contento di ringraziarvi, venite sul forum di Bob Italia. Io vi saluto, vi invito, come lo farò sempre, ad essere curiosi. Se siete appassionati di storia, siate curiosi, scoprite la storia, perché quella storia del mondo là fuori è più incredibile e magnifica di qualunque trama uno scrittore possa aver mai messo in un libro di fantasia. E se volete iniziare a essere curiosi, oggi è il primo video, ma nei prossimi giorni, qua a fianco, compariranno l'elenco degli altri video che comporranno queste pillole di storia. Ci vediamo domani con un'altra pillola di storia con Bob Italia. A domani! Ciao ciao!